due pro player sono stati pagati da un nabbo per costruire due mega castelli giganti. Come sempre, se siete nuovi vi invito ad iscrivervi, perché fidatevi, ci sarà da divertirsi. Ma adesso, signori, iniziamo. Signori, vi do il benvenuto nel primo castello e oh mio Dio, non vedo l'ora di esplorarli. Allora, a sto giro non vi voglio dire i prezzi, in caso scrivetelo adesso nei commenti secondo voi quanto ho pagato questi due castelli. Questo è il primo, poi ovviamente vedremo quello dopo, e in caso durante il video poi ve lo spiego. Allora, cavalieri e villagers, ok? Allora, molto... no, figo, figo. Allora, quando ci sono le mappettine è proprio una figata. Bravo, bravo. Allora, c'è una barca che voglio esplorare subito, un mega castello, e perché ci sono quei due... perché ci sono due freccettine? In che senso? Che roba è sta roba? Aspetta, aspetta, no, quanta roba da esplorare. Allora, salve. Che cosa è la sua skin? Ok, sono... si entrava da qua e qua ci sono i letti. Figo. Allora, questo carino, non ho capito che cos'è. Non ho capito cosa c'entri, però... oddio! Oddio, c'è un villaggio nel villaggio! Del villaggio, ma in che senso? No, figo. Allora, mi sono messo in creativo, ovviamente, così guardiamo. Oddio, la barchettina. No, raga, fuori di testa. Allora, c'è oddio, ma che cacchio. Ogni volta che mi giro vedo qualcosa. Se mi giro di qua, non vedo niente. Che fallimento. Vabbè, comunque, allora, barchettina. Andiamo nella barchettina. No, ci andiamo dopo nella barchettina. Volevo esplorare questo villaggio sotto. Dicevo, mi sono messo in creative perché così almeno esploriamo in modo più veloce. Nelle ceste ovviamente non c'è mai niente, c'è sempre un fallimento. E niente, qua praticamente sono le varie case. Ah, il blocco, che carino. Dicevo, sono le varie case, c'è pure un uovo, credo sia l'uovo di villager, non lo so, comunque fa scena. E ok, sono tutte le casettine con la farm. No, no, ma cosa volevi fare? Un cretino voleva già uscire. Ok, e niente, sono tutte le case, devi... credo che questo sia il fabbro, c'è una anvil. Eh sì, mi sa proprio che qua c'è il fabbrozzo. Figo, 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 figo. Cosa mi sbatti la porta in faccia? Ma lei è un cretino. Adesso lo faccio dire, lei è un cretino, così uno si prepara e sa che sei un cretino. E te la sbatto io la porta in faccia, imbecille. Ok, quindi ci sono tutte le casettine. Qua c'è il pane con il cibo. Esatto. La farm di grano, figo. E anche lì cosa sono? Patate, carababe, un po' tu. Ma do quanto si estende. Raga, quanto si estende sta farm. Tra l'altro figo che ci ha messo la glowstone in parte, per appunto rendere tutto più luminoso al posto di mettere le torce. Bravo, bravo, bravo. Questa cos'è, una specie di M? Che cos'è? Non lo so, non lo sapremo mai. E oddio, ok. Allora vabbè, farm di animali classica e... ok, non serve a niente, però è figo. No raga, è pieno di porte. L'area dei cavalieri, ok. Ok, vabbè, cioè, allora, bello, bello, bello. Però il fatto che ci siano sti cosi così volanti non mi piace, lo ammetto, questo non mi piace. Madò, raga, che figata. Ok, ah, ci sono... è proprio l'area dei cavalieri, ma che bravo. Va là, che bravo. E vabbè, sono tutti uguali. Qui c'è l'arco, sì, e qui c'è la spada. Ok, va bene, sono tutti uguali. Figo, bellissima sta stanza. No, comunque, no. Vi giuro, mi triggera un botto. Head Knight. Ah, il capo dei cavalieri. Sì, però non potevi mettergli spada e scudo. Vabbè, non mi piace questa cosina qua. E figo. Oh, guarda il cavo. Il capo dei cavalieri c'ha il doppio letto, perché è un bel cicciottozzo. E tutto bello ciccio. Bravo. Figo, bella l'idea. Bellissimo. E vedo che gli piace anche molto la glowstone. Va bene, qua si sale. Ma certo che si sale, dove ovviamente i cavalieri andranno a cenare, pranzare, fare tutte cose. Vuoi, voglio bella sta mappa. Ah, ok, la mappa del posto. Ok, ok, te la rimetto qua perché non vorrei fare errori. Figo. Vabbè, ora vorrei entrare ma non voglio rompere niente. Qua ci sono tutte le tavole dove mangiano, bevono e fanno robe. E si sale ancora? Ok, ci sarà tipo il terra... sono caduto. No, hai dimenticato un blocco. Ah no, ok, sono scemo io. Sorry, sono scemo io. E che cos'è? Oddio, la gara dei... raga, gara dei kart. Mi sa che... no, voglio far vincere il blu. Vai, so, so, gara dei kart. Attenzione, scommesse legali. Guarda come zonfano. Ha vinto il blu. Era ovvio. Figo. Facciamoli tornare indietro. Guarda come zonfano. Figo. Ah, continuano. Ah, sono infiniti. Ok, allora perché sarà bloccato la prima volta. Figo. No, raga, bellissimo. Ma questo... cioè, voglio averlo anch'io in casa. Prossima volta me lo faccio fare nella vanilla, va, così poi mi vanto di essere stato io. E qua non c'è assolutamente niente. Ci sono delle scale, non so dove... ma raga, è pieno di porte. È pieno di... i bagni? Credo siano i bagni quei... Madonna, raga, ma
che cacchio, scrivetemi assolutamente secondo voi quanto è costato. E alla fine di... sono entrato in una toilette, vabbè, dicevo, alla fine della prima esplorazione di questo primo villaggio vi dirò il prezzo. E oh mio Dio, quanto sono fatte bene le toilette, bellissimo. No, che cacchio gli vuoi dire? Bravo. Parkour! Però c'è il parkour, vai, voglio parkoureggiare. Madonna, sono un fenomeno. Le stalle, fighe le stalle, bellissimo, tutti i cavalli di diamante. Perché che fai, li vuoi fare normali i cavalli? Eh no, non li fai normali. Ma io sono sicuro che mi perdo qualcosa, cioè cioè il 100% sicuro. Ah, qua siamo tornati su. E qua c'è un altro pezzo. Allora, sempre la navettina, ok, dopo andiamo. E qua non è finita. Ma secondo voi per fare ste cose usano tipo proprio la creative, mettono blocco per blocco oppure no? No, ti prego fammelo, ti prego fammelo abbassare, ti prego. Andiamo avanti. Qui c'è una zona. Ah, la zona letto. È un letto questo. Ah sì, un letto gigante. Che figo. E qua ci sono sempre le mappe. Vabbè, ceste vuote. Non sto neanche ad aprirle tutte. Non ci penso neanche. Qua succede qualcosa. C'è un pistone. Succede. Mi butto. Ok. Ok. E fidatevi che questo non è neanche il mondo, diciamo, più costoso. Quindi, o sto tizio è un fenomeno. Cosa c'entra sta roba d'acqua? Boh, non lo so. Perché non mi... ma che cazzo... Ok, questo non l'ho capito, ammettiamo che non l'ho capito. Dicevo, non è neanche il più costoso, quindi o sto tizio è un fenomeno o l'altro l'ha fatto ancora più bello. Cioè, proprio fuori di testa, raga, fuori di testa. Vabbè, niente, allora ce ne torniamo indietro, ci guardiamo la barchettina e poi cambiamo mondo. Però la domanda è, come ci torno indietro? Oddio, che figata! Ok, sta stanza non l'avevamo vista, c'è la mega libreria... No! Lo voglio fare anch'io, raga, questo lo voglio fare anch'io. Mega librerie, non libreria perché è plurale, e la stanza, diciamo, della tavola quadrata, non rotonda ma quadrata, con il re che l'hai fatta un blocco più in alto. Dannazione, mi triggerò un botto. Però ci sta, io non l'avrei saputo fare. E la prigione, scemo. Scemo che è in prigione. Ma raga, ma quanta roba ci stavamo perdendo. Altro che torniamo allo... la chiesa, figo. Altro che torniamo alla barchettina. Ma in che senso? Bellissimo. No vabbè, no vabbè, io sto mondo me lo tengo per sempre. Ancora la stessa statua. Il cimitero. Porgiamo i nostri omaggi. Ok, cavo terzo. Non so. E, ah, il, oh mio Dio, c'è anche il teatro. Ma raga, è fuori di testa, eh. Tra l'altro ci ha messo anche un po' di tempo a farla. E oh mio Dio, ancora questi cosi che mi triggerano. Vabbè, niente. Quindi saliamo e in teoria dovremmo uscire. Cosa sta succedendo? Nevica. Bellissimo il castello con la neve. Cioè, non è voluto, è fatto tutto a caso. E questa è la mega skin. Figo, raga, figo. Vado, volo, prendo il buco, no, che non lo prendo mai nella vita. Barchettina. E chiudiamo questo primo mondo dicendovi che è andato a costare. Figata la barchettina, raga, figata. La barchettina la voglio rifare anche nel mio mondo. Dai, easy, la barca la so fare. E vi dico che questo primo mondo è costato, vediamo se qualcuno di voi ha indovinato, 15 soli e semplicissimi euro. Quasi quasi, ne butto altri 15, mi faccio rifare tutta la vanilla in modo strafigo, cioè... Secondo mondo. Madonna, raga, che figata, che figata. Signore e signori, benvenuti, ta-da, nel secondo mondo. Era la canzoncina di Game of Thrones. Continuiamo. Allora, questo qua mi ha fatto partire, o comunque mi ha detto di partire dalla spiaggia, dalla beach, così mi ha detto il nostro brother from America. E entrata in scena, incredibile, bellissimo, ok, figata totale, mega figata, si fanno tutte le scalettine che non mi sto minimamente godendo perché le sto superando con la creativa, ma vabbè. Risaliamo tutte le scalettine magiche, proprio quelle belle prepotenti, e vediamo cosa andiamo a trovare, a parte una pecora che lasceremo lì, sì, ero tentato a killarla, ma do quanto bui. Ok, mi sa che mi serve l'ausilio delle torce perché, amico, bello, cioè, simpatico, divertente, ma non ci vedo. Una minchiazza. Ok, sì, salve. Non ci vedo niente. Devo ammettere che questo, figo, da fuori è figo, ma è un botto vuoto. Dai, mi ha scammato? Cioè, oddio, ho scammato. Non è che ci si metta poco a fare sta roba, però, dai. Ma non c'è niente? Siamo stati fottuti? Cioè, quasi quasi, anzi senza il quasi quasi, per ora era 100.000 milioni di miliardi di volte più bello il primo mondo. Tutto qui? No, no, raga, non può essere tutto qui. Cioè, non è tutto qui. Allora,
Dall'esterno è molto, o almeno lo preferisco, molto meglio questo, dall'esterno. Ma all'interno è una merda, è tutto buio, ma in che senso? Madonna, quanto inquietante. Vabbè, madonna, se mi compare un mostro o qualcosa, mi metto a piangere. Vabbè, niente, non c'è assolutamente niente, sono stato relativamente scammato. Beh, io in realtà non gli ho detto di fare gli interni, gli ho detto di fare il castello. Quindi, in teoria, però... Devo dare dei voti. Al primo gli do un bel 9. Al secondo, che distruggo perché sono un vandalo. Guardate che non c'è niente. Al secondo, a questo qui, gli do 6,5. Ma perché? Bellissimo il castello. Cioè, fuori di testa, bellissimo, fatto strabene. Che sto rovinando anche palesemente con le torce, ma vabbè, non mi interessa. Però, zia, hai dimenticato tutto. Quindi, io salvo ed esco. Bellissimo il primo, il secondo... Niente. Spero che questo video vi sia piaciuto, in caso pagherò altri boys, sperando che non mi scammino, per fare altra roba, molto belli, interessanti. Ah, in caso scrivetemi nei commenti cose tipo, io ho detto un castello, in caso, non lo so, scrivetemi una navicella spaziale, e magari facciamo nel prossimo episodio una navicella spaziale. Spero che questo video vi sia piaciuto, vi ringrazio per la visione, e vi do appuntamento domani alla solita ora, ovvero le 2:30, con un nuovo video. Ciao! Non ha fatto gli interni, che deficiente.